Questa è la serie B-Win. Amici ed amiche del Grande Calcio in Ascolto, buon pomeriggio e benvenuti da parte di Mario Castelli allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. È la 23esima giornata del campionato di Serie B-Win. Finalmente si ricomincia a giocare dopo quasi un mese di stop per la pausa invernale. E al ritorno in campo il calendario offre subito una sfida cruciale in ottica salvezza tra Cesena e Vicenza, rispettivamente quart'ultima e terz'ultima in classifica, con in palio 3 punti che possono aiutare a risalire la graduatoria e allo stesso tempo mettere ulteriormente nei guai una concorrente diretta. Mette mano al suo cronometro Maurizio Ciampi. C'è Martinelli a centro area, la palla in mezzo e la traversa colpita dal Vicenza. Parte proprio Pinardi e ve l'avevamo detto, è la rete del vantaggio per il Vicenza con lo specialista Alex Pinardi. Qua il replay del calcio di punizione di Alex Pinardi, sceglie di andare sul secondo palo. La palla in mezzo, bella la sponda di Succi, arriva il pareggio del Cesena, bellissima sponda di Succi, è arrivata la rete se non andiamo errati di Granoce. La palla sul destro, rientra De Frey che poi appoggia all'indietro, palo del Cesena, non è finita, c'è ancora D'Alessandro, gli arriva anche il palo di De Frey per il Cesena. Adesso palla in mezzo e arriva il gol del Cesena, ha segnato con il numero 5 Martinetto, scusate, Tonucci, il gol del Cesena che in 3 minuti si riporta davanti. Ancora in area Granoce, questa volta si salva Pinsoglio. Perché c'è Segnoli libero in mezzo all'area, viene ribattuto il cross, la palla in mezzo ancora a Castiglia e di testa non inquadra la porta. Il signor Ciampi è pronto a dare il fischio d'inizio di questa ripresa. Il tentativo di scavetto per favorire Segnoli, che va via bene con un sombrero, entra in area Segnoli, prova a far partire il sinistro, la palla rimane lì e si salva Campagnolo con i piedi. La palla a cercare Granoce, arriva il gol del Cesena a sorpresa con Succi, il bomber bianconero trova la 10ª rete in stagione praticamente rubando il pallone a Granoce che aveva stoppato la sfera di petto. Malonga, altri fischi del pubblico di Cesena, ci prova Malonga, Campagnolo riesce a deviare poi volta, mette in calcio d'angolo il pallone Parfait. Prova il suggerimento in avanti Parfait per Succi e trainare a Succi, attenzione il capitano! È stato bravo Pinsoglio, un'azione simile a quella del primo tempo su Granoce. Adesso ci prova Tabanelli, ancora Pinsoglio, ma non è finita perché c'è Parfait che viene messo giù. Aspetta poi Parfait per servire Granoce, entra in area Granoce, cerca il destro, la palla finisce però alta sul fondo. Arriva ad allargare sulla sinistra verso Bellazzini, trova la conclusione, ancora un corpo ribattuto, poi Malonga, il colpo di testa e la parata in 2 tempi di Campagnolo. Gli ultimissimi proprio secondi, ha avuto l'occasione il Vicenza di trovare la rete del 3-2, non sarebbe stato abbastanza perché ormai è finito il tempo, ma Malonga avrebbe preso la sua rivincita sul pubblico del Manuzzi. Invece non c'è più tempo perché finisce qui il Cesena, ha battuto il Vicenza per 3-1 in uno scontro salvezza abbastanza importante, anzi cruciale per entrambe le squadre.